Buonasera e benvenuti al 63esimo concorso internazionale Guido d'Arezzo, concorso polifonico nato nel 1953 e dopo 62 anni ancora si eleva alto da Arezzo il messaggio musicale che invade tutto il mondo in un insieme di cori, in un insieme di voci che sono la bellezza che si propaga nel nostro creato, con due continenti e cinque paesi che si alterneranno qui per questo 63esimo concorso internazionale. Stasera siamo in diretta televisiva su Teletruria, quindi salutiamo tutti quelli che in questo momento ci stanno seguendo dagli schermi televisivi, una trasmissione resa possibile dal contributo di Aboca e di Banca Valdichiana. E siamo anche in collegamento streaming con tutto il mondo, per cui salutiamo da Arezzo tutti quelli che stanno seguendo il concorso polifonico internazionale in ogni parte del mondo e sono tanti. E per iniziare, come di consueto, e ufficializzare la manifestazione, vi invito ad alzarvi in piedi per ascoltare l'inno della Repubblica Italiana eseguito dalla Filarmonica Guido Monaco, diretta dal maestro Matteo Trimigno. Vorrei ora invitare il sindaco della città di Arezzo, l'ingegner Alessandro Ghinelli, per portare il saluto della città al polifonico e ai coristi. Grazie. Come sindaco e come cittadino sono orgoglioso di essere qui. Stasera e a nome dell'intera città di Arezzo do il benvenuto ai coristi, alla giuria, al pubblico che segue sempre con attenzione e passione questo straordinario appuntamento. Nonostante la grave contingenza economica che il nostro paese, così come la città di Arezzo e lo stesso Polifonico, stanno affrontando, la manifestazione continua ad essere un evento internazionale di straordinaria qualità e di grande richiamo. Arezzo è la città della musica. La città di Guido d'Arezzo è la città del Polifonico. Il mio impegno costante,
sarà quello di garantire ad Arezzo questa sua identità che la rende unica nel mondo e al Polifonico quanto più appoggio possibile, affinché rimanga un'eccellenza e continui a portare la musica corale nei luoghi più belli e suggestivi della città. La Fondazione Guido d'Arezzo quest'anno ha presentato la 63esima edizione del concorso polifonico. Il polifonico ha la mia età, quindi sono orgoglioso di essere qui a presentarvelo stasera. Grazie. La 63esima edizione del concorso polifonico, un traguardo significativo che dentro di sé ha la forza della tradizione ed al contempo una lunga esperienza che spinge la manifestazione verso il futuro. Il polifonico conferma il suo primato di longevità tra le maggiori competizioni corali a livello internazionale. Nato nel 1952 su volontà del professor Mario Salmi e del dottor Mario Bucciolotti, con la partecipazione del maestro Arturo Benedetti Michelangeli ed organizzato per anni dall'Associazione Amici della Musica. 20 anni fa ci ha lasciato il maestro Arturo Benedetti Michelangeli. Ricordo con riconoscenza la sua attività artistica e il suo profondo legame con Arezzo, che quest'anno onoreremo con un evento del tutto speciale. Per l'organizzazione di questa edizione ringrazio il presidente della Fondazione Guido d'Arezzo, professor Carlo Pedini, e il direttore artistico, professor Piero Caraba, che ha curato la qualità artistica della manifestazione, che si presenta oggi ancora più curata e raffinata che nel passato. Un ringraziamento particolare all'amico dottor Pierluigi Rossi, che ha contribuito con impegno personale e encomiabile all'organizzazione di questo straordinario evento che dopo molti anni torna in questa nostra bellissima Pieve di Santa Maria Assunta, in attesa di ritornare il prossimo anno di nuovo al Teatro Petrarca. Ringrazio Sua Eccellenza, l'Arcivescovo Monsignor Fontana, per aver concesso la nostra Chiesa Battesimale degli Aretini per questo polifonico. Un particolare pensiero va ai giovani del Liceo Classico Musicale Francesco Petrarca, che per il loro impegno e per l'impegno di tutti coloro che lunedì, durante l'imprevisto evento di pioggia dentro la Pieve, hanno aiutato a risolvere questo problema. Nell'augurare a tutti un buon ascolto, mi preme concludere ricordando che questa edizione, la 63esima appunto, si apre con il coro costituito da più di 140 voci, coristi del territorio aretino che canteranno l'inno a San Giovanni, patrono dei coristi, scelto da Guido d'Arezzo nella sua geniale innovazione per indicare le note musicali di questo linguaggio internazionale. L'inno a San Giovanni pertanto apre e chiuderà il polifonico come segno di riconoscenza nei confronti di Guido d'Arezzo. Grazie. Bene, come già avete ascoltato dal sindaco, iniziamo con l'inno di San Giovanni scritto dal monaco storico e poeta Paolo Diacono, che fu utilizzato, la prima strofa, da Guido d'Arezzo per le sue 6 note dell'esacordo. Buon ascolto. Amen.
Bene, a questo punto vorrei che il presidente della Fondazione Carlo Pedini, il maestro Carlo Pedini, venisse per il suo discorso e anche il suo saluto. Carlo Pedini, presidente ormai da diversi anni, benvenuto. Si può accomodare. Un'altra edizione importante questa. Sì, è naturale, è la 63, ma il sindaco ha detto le cose importanti, non voglio aggiungere un altro discorso, anzi mi unisco naturalmente a tutti i saluti che ha fatto il sindaco, aggiungo naturalmente i saluti a tutte le autorità presenti, i rappresentanti dei soci fondatori, quindi abbiamo la rappresentanza del Consiglio regionale, della provincia di Arezzo e naturalmente molti assessori del Comune di Arezzo. Voglio anche ringraziare
l'ente Cassa di Risparmio di Firenze, che si è occupata proprio di questo concerto di questa sera e ha reso possibile il concerto di questa sera, che è qui rappresentata dal suo vicepresidente, il professor Pierluigi Rossi Ferrini. Quindi vi auguro un ottimo polifonico a tutti quanti. Saranno senz'altro 3 giorni intensi ma estremamente piacevoli di musica corale. Il mio ruolo qui in questo momento è anche per dare lettura della lettera con cui il Presidente della Repubblica ha concesso anche quest'anno la medaglia presidenziale. Vorrei anche aggiungere che in base al protocollo, al nuovo protocollo che la medaglia presidenziale comporta, non può essere più consegnata fisicamente ad una persona. Quindi la medaglia si intende concessa proprio al polifonico, e naturalmente siamo tutti contenti, perché mi sembra che sia anche giusto che la medaglia poi resti e rimanga qui al polifonico. E questa è la comunicazione, è indirizzata al Presidente della Fondazione. Gentile Presidente, ho il piacere di trasmetterle l'unita medaglia che il Capo dello Stato ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, alla 63esima edizione in programma ad Arezzo dal 27 al 29 agosto 2015. L'occasione mi è gradita per farle giungere, insieme con l'augurio per il successo dell'iniziativa, i saluti più cordiali. Buona serata a tutti. Grazie Presidente. E adesso, per rendere ufficiale l'inizio della 63esima edizione del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, invito il viceprefetto di Arezzo, il dottor Antonio Falso. È un momento ufficiale, benvenuto. Questo è importante perché fissa l'inizio di questa manifestazione internazionale che porta Arezzo nel mondo. A nome del governo italiano dichiaro ufficialmente aperto il 63esimo concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo.
Ed eccoci arrivati al momento importante di questa serata, al concerto. Prima vorrei ricordarvi che domani sera il Festival di Canto Popolare che si terrà sulla scalinata del Duomo avrà inizio alle ore 20:30 e quindi non più alle ore 21, alle 20:30 perché ci saranno delle sorprese. Non ve le dico ora, ma domani sera le potrete vedere. E allora vorrei che Lorenzo Donati venisse qui e ci spiegasse questo progetto formativo delle associazioni corali della provincia di Arezzo che questa sera ci presentano questo concerto. È un avvenimento importante anche per la coralità aretina. Sì, forse qualcuno si ricorderà, sicuramente l'arcivescovo, ma molti anche aretini, della bellissima messa che è stata realizzata qualche anno fa in presenza di Benedetto XVI, quando abbiamo avuto l'onore di ospitarlo per una messa all'aperto nel Prato. Molti coristi aretini e della provincia di Arezzo sono rimasti estremamente coinvolti dall'esperienza di cantare assieme per un progetto che univa i cori, quando invece nella nostra attività, come tutti, è auspicabile competizione a far sempre meglio, a volte anche meglio degli altri. Però è stato bello in quel caso unirsi per fare bene tutti assieme un evento importante. E, 2 anni fa abbiamo deciso di pensare di progettare una cosa simile, scollegata da eventi. Non era pensata per questa serata. Abbiamo iniziato a progettarla l'anno scorso, quest'anno da marzo abbiamo iniziato a studiare il Requiem di Durufle, che è un'opera straordinaria, fatta di alcune parti che conoscerete, che sono quelle della messa, più i testi tipici della messa da Requiem, per cui il Requiem, Lux Aeterna e altre parti. Abbiamo avuto la fortuna che sia Piero Carabba che Carlo Pedini hanno accettato la proposta di accogliere questo concerto, e questa sera quindi ascolterete un'esperienza che accade per la prima volta in provincia di Arezzo. Sono 9 cori che si sono uniti assieme. Come vedete non abbiamo trovato spazio qui davanti, sono tutti raccolti lassù alle mie spalle in alto. Magari non è proprio il massimo per l'aspetto visivo, ma sicuramente ascolterete un grande concerto. 9 cori che invece di pensare a progettare un unico concerto separato, fatto da 9 gruppi, hanno cantato e studiato assieme. Oltre a questi cori ci sono anche 2 cori di bambini. Abbiamo gruppi che arrivano da Badia Prataglia, un coro di adulti, un coro di adulti di Mozzansavino, e 2 cori di bambini, uno di Mozzansavino e uno di Fogliano della Chiana, più altri cori, uno di Capolona e altri cori della città di Arezzo. Per cui i nomi li trovate nel programma. Ringrazio i direttori dei cori e i presidenti, ma tutti i coristi che si sono dedicati alla preparazione di questo concerto, anche in estate, perché abbiamo fatto prove dal 15 agosto in poi. Buon ascolto. Vi ricordo che il Requiem di Durufle è strutturato in 9 movimenti: introito, offertorio, sanctus e benedictus, pie Iesu, agnus Dei, communio, lux aeterna, libera me e in paradisum. E quella che ascolterete questa sera è la riduzione per canto e organo dello stesso autore, perché nasce come per soli coro, organo e orchestra. Requiem, opera 9, Maurice Durufle, soli Gaia Matteini e Roberto Locci, organista Daniele Dori, direttore Luigi Marzola. Buon ascolto.
Thank you.
Nos mias et preces divino Laudis offerimus. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sibylla, viene Sire, calamità di sempiserie, viene Spagna, viene Amara, Valde, viene Sibylla,
I cori partecipanti al progetto, coro Bruno Banchetti di Capolona, diretto da Pierluigi Testi, coro giovanile effetti sonori di Foiano della Chiana, diretto da Elisa Pasquini, coro piccole note di Monte San Savino, diretto da Benedetta Nofri, coro parrocchiale Andrea Lippi di Monte San Savino, diretto da Benedetta Nofri, gruppo polifonico Francesco Coradini di Arezzo, diretto da Vladimiro Vagnetti, insieme vocale Orofonia di Badia Prataglia, diretto da Patrizio Paoli, insieme vocale Tour Dion di Arezzo, diretto da Eugenio Dalla Noce, insieme vocale Vox Cordis di Arezzo, diretto da Lorenzo Donati, Scola Cantorum di Saione, Arezzo, diretto da Alessandro Tricomi. Gaia Matteini e Roberto Locci. Organista Daniele Dori. Il direttore Luigi Marzola. Indubbiamente questo capolavoro di Rufflé è di una bellezza e un'intensità straordinaria, e devo ammettere che cantando insieme ai nostri coristi abbiamo provato tutti una grandissima emozione.
ed il vostro applauso è il miglior ringraziamento per questa fatica che ormai da mesi noi tutti di questi cori che abbiamo partecipato al progetto abbiamo messo con impegno ma anche con tanto amore per il canto e per il polifonico. Prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti di domani. Domani mattina alle ore 10 inizierà la competizione con i cori a voci miste e vi ricordo anche nuovamente che domani sera il canto popolare, il festival di canto popolare si svolgerà sulle scalinate del Duomo con inizio alle ore 20:30 e non alle ore 21. Io vi ringrazio insieme a tutti noi del Polifonico per essere stati presenti tanti, calorosi, e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito dagli schermi di Teletruria e in streaming da tutto il mondo. In pratica, vi auguro un felice ritorno a casa, vi auguro una felice notte.